Stiamo aspettando Sabrina Corisi, che è figlia di Peppino Corisi, che prima di morire mise una targa qui, ennesimo decesso per neoplasia polmonare. Diciamo subito che il luogo scelto da Pistling è un luogo simbolico, perché qui siamo a ridosso delle collinette che separano il quartiere Tamburi dall'Ilva, quindi siamo in un punto estremamente avanzato. In questo luogo è stata messa una targa nel 2001 in cui i cittadini maledicono coloro che possono fare e non fanno nulla per riparare. Quindi siamo effettivamente in un punto dove l'inquinamento per tanti anni è stato elevato e preoccupante, e oggi presentiamo dei dati per dimostrare come l'inquinamento da IPA, cioè da idrocarburi policiclici aromatici, è ancora estremamente elevato e secondo noi preoccupante. Prima però di cominciare con la spiegazione di questi dati, che sono particolarmente significativi ed elevati, vorremmo presentare la lettera che la Commissione europea ha mandato a Pistling, all'attenzione di Antonia Battaglia, di Luciano Manna e di Alessandro Marescotti, che recentemente erano andati a Bruxelles a portare al commissario all'ambiente Potocnik un nuovo dossier sollecitando un intervento efficace da parte della Commissione europea. Antonia Battaglia ha tradotto questa lettera dall'inglese all'italiano, e quindi mi affido soprattutto alle sue capacità filologiche perché entri nel dettaglio e spieghi con precisione che cosa ha detto la Commissione europea nella persona di Janez Potocnik. Sì, abbiamo ricevuto questa lettera da parte del commissario europeo Janez Potocnik il 14 agosto, quindi qualche giorno fa, e questa lettera innanzitutto si inserisce in un contesto, nel senso che la Commissione europea, in seguito alle denunce di Pistling, ha lanciato due procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, una il 26 settembre 2013 e l'ultima il 16 aprile 2014, attraverso le quali si contesta la gestione dello stabilimento Ilva di Taranto e il non rispetto delle direttive europee in fatto di ambiente e di norme di sicurezza. Questa lettera è molto importante perché il commissario europeo in effetti lancia una sorta di grido di allarme, lancia un appello al governo italiano in maniera indiretta. Il commissario infatti si dice preoccupato di aver appreso l'aggiornamento dello studio Sentieri, che conferma la criticità della situazione sanitaria di Taranto e di Statte. Ci vuole rassicurare sul fatto che la Commissione europea, e tra l'altro lo sappiamo perché siamo in costante lavoro e contatto con loro, continua a monitorare la situazione di Taranto, continua ad acquisire dati, continua a studiare tutto ciò che noi e forse anche altre associazioni inviano a Bruxelles, in modo al fine appunto di garantire il rispetto dei limiti che al momento, delle emissioni che al momento non sono garantiti. Il commissario si dice intenzionato a proseguire, a portare avanti il caso finché piena soddisfazione, usa questa bella espressione, non sia data alla popolazione di Taranto, che è direttamente coinvolta e toccata dalla questione Ilva, come appunto garantisce il diritto europeo in materia che si vorrebbe fosse rispettato. Potocnik si dice appunto preoccupato, condivide le preoccupazioni anche alla necessità urgente di misure che possano diventare concrete, e misure che prevedono non solo il controllo delle emissioni ma anche la rimozione, si parla di rimozione, di quelle che sono le cause dell'inquinamento stesso che affligge la città e le zone limitrofe a Taranto. Questa lettera si conclude con una chiara indicazione del fatto che la Commissione, in base alle informazioni in suo possesso, deciderà rapidamente su quali sono le ulteriori azioni da intraprendere
nel quadro giuridico delle infrazioni, delle procedure di infrazione, appunto con il fine di proteggere l'ambiente e la salute dei cittadini di Taranto. Ed è questa una chiara indicazione del fatto che probabilmente la Commissione si rende conto del fatto che l'inquinamento di Taranto è un inquinamento annoso, quindi che dura da anni, che si vorrebbe dover evitare l'arrivo in Corte di Giustizia, che sarebbe il terzo step della procedura di infrazione, ma che in effetti se il governo italiano, se lo Stato non rispetta il diritto innanzitutto italiano, ma neanche il diritto europeo, ci sono delle violazioni che devono essere riconosciute e quindi c'è una procedura che per legge deve essere rispettata. Naturalmente la volontà di Peace Link, la nostra volontà nel portare a Bruxelles il caso di Taranto, è quella di non arrivare alla Corte di Giustizia. Il nostro ideale sarebbe stato quello di vedere il governo italiano mettere immediatamente in opera le misure necessarie a fermare l'inquinamento di Taranto e a portare sollievo anche a quella che è la criticissima situazione sanitaria, con una serie di misure che qui non sto a dettagliare, quindi nessuno di noi vorrebbe arrivare a quel punto, però questa lettera da parte della Commissione indica che la strada verso quel punto potrebbe essere stata già intrapresa e che quindi il governo italiano dovrebbe mettersi a lavorare con misure estremamente concrete ed immediate per una risoluzione del problema. Grazie ad Antonia Battaglia. Innanzitutto vorrei anche ringraziare tutti i giornalisti che sono qui presenti nonostante il grande caldo e i cittadini che hanno voluto testimoniare con la loro presenza il fatto che la coscienza civile a Taranto non va in vacanza. Ci sono gli amici della famiglia Fornaro a cui la diossina ha causato un danno enorme, ricordiamo l'abbattimento delle pecore e delle capre contaminate dalla diossina. Poi abbiamo Antonio Caso che ha fatto i calcoli, ha deciso di rinunciare a 3 giorni delle sue vacanze per fare tutti i calcoli che adesso vi presento, quindi non attribuitemi nessun merito perché i meriti sono i suoi. E poi abbiamo Fulvia Gravame che coordina il nodo di Pistink e raccoglie le disponibilità dei volontari, per cui chiunque vuole dare un contributo alle ricerche, alla sensibilizzazione in questo campo può scrivere a volontari@pistink.it e risponde appunto Fulvia Gravame, che è la responsabile del nodo tarantino. Noi oggi ci troviamo a dover spiegare questi dati che sono particolarmente importanti e particolarmente gravi a nostro parere. Ecco qua, lo abbiamo messo sul sito di Peacelink, andando su www.peacelink.it trovate una foto di Luciano Manna, che è la nostra ecosentinella insieme a Piero Motolese. Poi mi ero dimenticato, c'è la presenza molto importante del signor Aurelio Rebuzzi che testimonia con la triste vicenda del figlio il problema che l'inquinamento può avere un impatto nefasto sulla vita dei bambini. E quindi noi qui presentiamo i dati ancora estremamente elevati degli IPA. Gli IPA sono gli idrocarburi policiclici aromatici. Gli IPA sono una famiglia di sostanze, di molecole, una miscela di molecole, alcune delle quali sono cancerogene e potenzialmente genotossiche. Gli IPA quindi possono creare non solamente un danno su chi respira, ma un danno anche sulle future generazioni, perché possono anche modificare il DNA che i genitori trasferiscono ai figli. Noi abbiamo preso come punto di riferimento i calcoli fatti dall'ARPA Puglia nel 2010, quei calcoli bomba che nel 2010 fecero inquietare Ilva. Fu una relazione del 4 giugno del 2010 che diceva sostanzialmente questo: Ilva è responsabile del 99,8% delle emissioni complessive degli IPA a Taranto. Noi abbiamo preso lo stesso modello di calcolo, ci abbiamo inserito dentro i dati aggiornati con le diminuzioni che sono state calcolate sulle emissioni di IPA degli altoforni,
le emissioni di IPA delle cokerie, le emissioni di IPA dell'agglomerato, e inserendo i nuovi dati, seppur ridotti, il dato complessivo da un punto di vista percentuale che esce fuori è questo: ad oggi il 99,4% degli IPA a Taranto sono di provenienza ILVA, sulla base del modello di calcolo utilizzato dall'ARPA nel 2014, quindi noi non ci stiamo inventando niente. Poi abbiamo voluto, sempre con lo stesso modello di calcolo, fare uno scenario catastrofico in cui il traffico portuale aumenta di 10 volte, lo scenario Tempa Rossa, in cui aumenta di 10 volte anche il traffico veicolare in città. Bene, nonostante la moltiplicazione per 10 di queste fonti emissive di IPA, ILVA sarebbe comunque responsabile del 98,5% del totale. Questo che cosa significa? Che se venissero meno gli IPA provenienti dall'ILVA, Taranto sarebbe una città fortunata. Noi abbiamo creato un sito che si chiama sito Zero IPA, www.zeroipa.it, e abbiamo inserito su questo sito dei dati particolari. Quando il vento viene dal mare, a Taranto registriamo zero IPA, cioè inquinamento zero, e abbiamo dimostrato che quando il vento viene dal mare la qualità dell'aria a Taranto è paragonabile a quella di Locorotondo o di Castellaneta Marina. Quindi che cosa significa? Significa che è proprio il grosso degli IPA provenienti dall'ILVA che, quando cambia il vento, va a modificare la concentrazione, che adesso andiamo a vedere quale è. Nel 2009-2010 l'ARPA Puglia ha, con uno strumento di monitoraggio che si chiama EcoChem Pass 2000, che poi è lo stesso che ha PeaceLink, ha calcolato la concentrazione degli IPA nella centralina di via Machiavelli al quartiere dei Tamburi, e il dato medio per il 2009-2010 è 20 nanogrammi a metro cubo. Nella centralina posizionata in via Orsini, che è una centralina che ha compiuto esattamente 12 mesi di vita, perché è stata attivata nell'agosto 2013 con l'EcoChem Pass 2000, che serviva a fare un raffronto fra l'inquinamento nel quartiere Tamburi vicino alle collinette e l'inquinamento ILVA. Bene, in questa centralina di via Orsini, sulla base dei calcoli che abbiamo fatto proprio ieri, la concentrazione è di 28 nanogrammi a metro cubo, grazie ad Antonio, che ha perso 3 giorni di tempo per fare tutti questi calcoli. Noi oggi possiamo dire che in questo punto, negli ultimi 12 mesi, si è registrata una concentrazione di idrocarburi policiclici aromatici potenzialmente cancerogeni superiore rispetto alla concentrazione misurata nel 2009-2010 nella centralina di via Machiavelli, a dimostrazione che questo è un luogo in cui si respira ancora una elevata concentrazione di IPA. In questo punto, che è simbolico, dove sono anche morte diverse persone per cancro, in questo punto la concentrazione è 28 nanogrammi a metro cubo superiore rispetto a quello del periodo 2009-2010, proprio perché questo è un punto più avanzato. I dati che forniamo possono sembrare paradossali, strani, perché non ve li ha raccontati nessuno, perché questi dati probabilmente fanno inquietare ILVA, perché questi dati fanno arrabbiare Vendola, perché questi dati non piacciono, però questi sono dati oggettivi, siamo disponibili ad un pubblico confronto, perché questi sono numeri, evidenze. Ripeto, la diminuzione degli IPA rispetto ad alcuni anni fa c'è stata, però se li andiamo a misurare in punti avanzati, come ha fatto ARPA con la propria centralina di monitoraggio in via Orsini, scopriamo che i valori permangono elevati e addirittura superiori rispetto
ai dati presenti nella relazione del 4 giugno 2010, relazione che fece arrabbiare Ilva e che provocò quella girandola di telefonate che poi è stata intercettata dalla procura e per cui scriveva Archinà a Patron Riva: l'ARPA, secondo Vendola, potrebbe anche andare a casa. Non lo dico io, sta negli atti delle indagini della Procura. Quindi quest'ARPA che nel 2010 aveva dato questa triste verità era diventata un'ARPA scomoda e, secondo le frasi che abbiamo letto, poteva anche andare a casa. Siccome quel modello matematico ci intrigava, ci piaceva, ci sembrava interessante, lo abbiamo ripreso, abbiamo cambiato i numeri, ma sono sempre comunque numeri che noi abbiamo inserito non in aumento, in diminuzione, ed ecco che noi, sulla base di quel modello matematico, abbiamo questo risultato, come posso dire, un risultato stupefacente. 99,4% ancora oggi sono attribuibili all'Ilva, e anche nel caso in cui ci dovesse essere l'aumento di traffico del progetto Tempa Rossa, abbiamo ipotizzato un aumento addirittura di 10 volte del traffico navale, di 10 volte del traffico veicolare, eccetera eccetera, l'Ilva sarebbe comunque responsabile del 98,5% degli IPA presenti a Taranto. Io però mi fermerei qui, perché siccome è materia un po' ostica, io ho studiato statistica all'università e mi andò anche bene l'esame e da allora mi sono appassionato e vorrei essere a vostra disposizione per rispondere a tutti i dubbi, le domande, perché possono sembrare numeri strampalati, ma questi sono numeri che noi abbiamo messo sul sito e che sono frutto del modello di calcolo su Excel. Lo trovate su Pista in Conflitto, sì. Ci sono delle domande? Avete dei dubbi? Io sono arrivato in ritardo, quindi poi magari ti faccio qualche domanda. Non mi nuovi chiari al. Sarà come le altre nazioni, che non ci sarà più inquinamento. Che domanda ho, non lo sa nessuno. Ma io il gruppo ArcelorMittal, che era un gruppo che è diventato anglo, franco, lussemburghese, indiano pochi anni fa, è un gruppo che ha acquistato numerosi altri stabilimenti siderurgici in Francia, Lussemburgo e in Belgio. Allora, è uno dei pochissimi gruppi con il nostro Ilva che non mette a norma gli stabilimenti e che tra l'altro ha avuto una politica sociale estremamente aggressiva negli altri paesi europei. Per esempio in Francia hanno acquistato numerosi siti facendo degli accordi con i governi locali, ovvero promettendo di salvaguardare i posti di lavoro, di mettere a norma, di mettere assolutamente in regola tutti gli stabilimenti e anche di realizzare le bonifiche. 6 mesi, un anno dopo, tutto ciò non è stato realizzato e anzi gli stabilimenti in questione sono stati chiusi, lasciando i siti sporchi, quindi senza bonifiche, gli operai in cassa integrazione, quindi a carico della nazione, dello Stato nel quale erano situati gli stabilimenti. Quindi, diciamo che l'esperienza recente europea in fatto di ArcelorMittal è estremamente negativa. Il governo lussemburghese e il governo belga sono tuttora in lotta con questo gruppo, non soltanto per le questioni di ordine ambientale, perché continuano a produrre senza, ma anche per le questioni, come dicevo, di ordine sociale, protezione degli operai, quindi mi sembra che sia tra le scelte la peggiore. Ora, può darsi anche che il gruppo ArcelorMittal si sia improvvisamente votato ad una politica verde, di produzione verde e di produzione di salvaguardia dei diritti degli operai, tutto è possibile, però l'esperienza degli altri paesi che ho potuto osservare direttamente anche con visite presso questi stabilimenti mi ha fatto maturare una convinzione abbastanza negativa, quindi io spero che il governo italiano non vada ad impelagarsi in questa questione. C'è bisogno di un accordo fatto come si deve col governo? Il problema non è soltanto fare un accordo, il problema è vedere le clausole di questo accordo, perché poi naturalmente subentrerebbe la questione del chi inquina paga nel caso in cui lo stabilimento Ilva fosse un giorno dimesso, comunque nel caso in cui finalmente si affrontasse la questione delle bonifiche
per lo stabilimento e soprattutto per la città intorno, quindi la questione diventa molto, molto complicata. Spero che nel caso in cui ci sia effettivamente una vendita, una cessione a questo gruppo, vengano comunque messe delle clausole che poi vengano rispettate, e su questo è il governo italiano che deve rispettarle, perché la Commissione europea, alla quale abbiamo ventilato questa possibilità, ci diceva per noi... quello che importa è che a Taranto vengano rispettati i diritti dei cittadini e dei lavoratori, naturalmente. Quindi anche se dovesse acquistarlo Arcelor, il nostro punto di contatto, di scambio, il garante dei diritti dei tarantini dovrebbe essere sempre lo Stato e quindi il governo italiano. Vi lascio trarre le vostre conclusioni. Alessandro, io ti volevo chiedere, sono arrivato in ritardo anch'io, quindi magari l'hai già detto, ma volevo capire chi vi ha scritto, cosa vi ha scritto, se è possibile leggere la lettera. Sì, la avevamo chiamata. Allora, la lettera è qui, l'abbiamo preparata. Se la puoi leggere. Sì, allora il commissario europeo, sì, abbiamo fatto anche la traduzione, il commissario europeo Potocnik, che abbiamo incontrato il 10 aprile scorso, ci ha scritto questa lettera perché siamo in continuo contatto con loro, ha voluto appunto mettere per iscritto alcuni punti fondamentali, ovvero... Quindi questo è un membro della Commissione Europea, giusto? È un commissario, sì, è il commissario dell'ambiente. Ah, già, Potocnik, sì. Fino alla nuova commissione. Ah, grazie. In questa lettera il commissario si dice preoccupato, grazie, per quella che è la situazione sanitaria di Taranto, e indica, sì, un attimo, e indica appunto che la situazione è assolutamente critica e fa riferimento anche allo studio Sentieri, l'aggiornamento dello studio Sentieri che abbiamo mandato in commissione e che abbiamo anche tradotto. La commissione quindi dice di monitorare continuamente la situazione, di monitorare molto da vicino e di essere preoccupata perché il progresso, seppur limitato, che può essere stato indicato in forma scritta dal governo italiano come intenzione a venire, in effetti non ha trovato fino ad ora nessun riscontro concreto, nessun riscontro effettivo, perché garantire il rispetto dei limiti delle missioni rilevanti è ancora un'azione che deve essere concretizzata, quindi che non è stata fatta. Il commissario quindi si dice in costante osservazione della situazione tarantina, e la cosa molto importante che sottolinea in questa lettera è che conferma che sulla base delle informazioni che la Commissione ha, perché PISLINK le fornisce in continuazione, si deciderà molto rapidamente su quelle che sono le ulteriori azioni da intraprendere nei confronti appunto dell'Italia, ovvero su come devono andare avanti le due procedure di infrazione che sono state lanciate dalla Commissione nei confronti dell'Italia il 26 settembre 2013 e il 16 aprile 2014. Tutte le informazioni comunque sono sul sito di PISLINK. 26 settembre 2013, la prima infrazione sulle direttive ambientali in generale, e la seconda 16/4/2014. E questa seconda infrazione, questa seconda lettera di messa in mora era molto importante perché diceva chiaramente che c'è un grossissimo pericolo, che l'ILVA rappresenta un pericolo immediato e imminente per la salute umana, quindi metteva nero su bianco e si richiamava anche alla direttiva Seveso sulla protezione dei diritti dei lavoratori e sui rischi. Quindi la Commissione è preoccupata e la Commissione evoca questo andare avanti della procedura di infrazione, e quindi naturalmente si viene immediatamente a pensare alla Corte di Giustizia, che è naturalmente un passo che tutti vorremmo evitare, perché nessuno di noi ha voglia che l'Italia venga richiamata in Corte di Giustizia, perché sarebbero dei costi aggiuntivi, però nello stesso tempo noi vogliamo garantire che i diritti dei tarantini, a parte l'Italia e il governo, vengano rispettati, e una volta che si è cominciato un iter di questo tipo, se deve essere portato avanti è perché le condizioni non vengono rispettate.